Buonasera a tutti, eccoci qua, bentornati sul mio canale di Tifiamo Juventus. Buona serata, come promesso, andiamo avanti con la nostra storia contro il nostro carissimo Max Montana Channel, così almeno abbiamo alcune cose chiare. Ma però prima di cominciare, mi è arrivato poco tempo fa un commento, non sui miei video, ma sulla community, perché su questo commento che poi Max Montana ha fatto. Quando io ho pubblicato il video di risposta a Superban, e che poi lui è rimasto lì per un po' di tempo, poi ha visto che la gente lo stava distruggendo di parole come commenti, lui ha fatto presto a togliere tutto per nascondere tutto. Ma noi casualmente abbiamo salvato tutto e dopo andremo a leggere insieme e andremo a vedere effettivamente quello che ha detto. Ma prima di incominciare, volevo leggere su questa cosa: andremo a leggere un commento che mi è appena arrivato, dicendo appunto che non so io neanche magari se è lui che fa un finto fake o altre cose, o un suo suddito, o un qualcuno che veramente si è veramente innamorato di questa persona, che dice: tutto questo astio con Max senza prove. E ripeto, senza prove, non si attacca una persona onesta come Max per ricevere più like sui propri canali. Max sicuramente li ha donati, siete voi che dovete dimostrare di avere le prove e farle vedere, non lui. Siete voi che dovete dimostrare di avere le prove e farle vedere, non lui, perché chi è nella parte del torto con accuse infondate siete voi. Fate vedere le prove scritte, le accuse sono inventate. Max è una persona di grande cuore che fa le cose giuste. Allora, io rispondo a questa persona, non so se sei tu Max o altre persone che magari hai fatto un finto profilo o chi per sé gli hai detto magari di fare questo, perché è impossibile che possa scrivere una roba del genere, perché nel momento in cui mi dice che la cosa principale, mi dice che lo fanno solamente per fare delle visual, non me ne frega un cazzo, anche perché ho un canale di 2200 iscritti, non è che ho 80.000 iscritti principalmente. E poi discorso ribadisco sempre, non è che noi dobbiamo dimostrare prove, forse non siamo capiti, forse magari qualcuno magari dovrebbe andare da un otorino per strusarsi le orecchie, perché non riesco a capire questa cosa qua, o che è fatta apposta, o che magari c'è qualcuno veramente che vuole veramente metterci dentro ogni tanto il dito nella piaga. Ribadisco, non siamo noi e tutte le persone che attualmente cercano delle prove, noi cerchiamo delle prove, non è che noi dobbiamo esibire delle prove, è lui che deve certificare le prove che attualmente ha fatto come donazione, che la gente ha messo dei suoi soldi, ribadisco, ha messo dei suoi soldi, che forse magari, siccome in questo periodo non è che si viaggia molto bene, no? Siccome gli stipendi sono calati, il caro vita c'è, e di conseguenza quando una persona viene, diciamo, si sente col cuore, no? Di poter dare per le previsioni, per dare una donazione, giustamente. Quando io, ad esempio, faccio un bonifico per una persona, mettiamo caso che è in difficoltà, io so che ho fatto il bonifico, la persona dall'altra parte riceve una ricevuta e quindi di conseguenza, se per caso non dovesse, diciamo, dovessi chiedere, diciamo, il rapporto di quello che ha ricevuto, gli mando tranquillamente la certificazione o io direttamente ce l'ho. Quindi non diciamo cazzate, noi non dobbiamo dare nessuna prova. È lui che deve dare la prova delle donazioni e delle ricevute che ha fatto. Siccome parlava che ogni 3 mesi lo faceva, a questo punto basterebbe solamente un mese. Un mese, un mese, Max, un mese, non ti chiediamo tanto, un mese solamente, per vedere effettivamente quello che sei. Perché se veramente la cosa è così, sicuramente noi non saremo qui a romperci i coglioni e a combattere con una cosa che è veramente molto grave. Piccolo preambolo e partiamo. Questo è il commento che ha fatto Max Montana Channel sul mio video, a risposta a Superban, 2 giorni fa, e che comunque è stato subito cancellato da parte sua perché giustamente li hanno bombardato, l'hanno veramente distrutto. Distrutto nel senso che non ha avuto il coraggio di rispondere. Andiamo a leggere insieme. Falsi siete voi che credete a personaggi nascosti dietro a un nickname che sarebbe in questo caso Superban. Le donazioni raccolte sul mio canale nel 2022 hanno dedicato all'ospedale pediatrico di Parma, tolte le trattenute di YouTube, sono state di circa di 292 euro. Tra parentesi, ho scoperto oggi che vi consiglio, che ho messo un video, ho messo una condivisione sulla mia community, il video di Luca Totti e Gianni Bianco, che questa cosa 2022 non è sul 2022, ma si parla da 2020 per altre successioni, altre cose, altre donazioni, altre cose che effettivamente bisogna verificare. Che come tutte le donazioni che faccio da oltre 25 anni, bravo Max, bravo, veramente bravo, per varie cause sono state inoltrate a chi di dovere. È quello il problema. È quello il problema, Max. Tu non puoi dire che tutte queste cose,
state inoltrate a chi di dovere. Devi dirci chi è, basterebbe sapere chi è, un dottore, un commercialista, quel cazzo che vuoi tu. Abbiamo la certificazione e noi siamo a posto. Per tutte le persone che hanno fatto donazione a favore di un qualcosa di importante. Non abbiamo fatto una donazione per avere la Juventus in serie per vincere la Coppa dei Campioni, ma per una donazione per l'ospedale pediatrico di bambini. Ribadisco, pediatrico di bambini che soffrono, ma non solamente i bambini soffrono, soffrono anche le famiglie che seguono, che stanno lì e non possono avere i figli a casa. Andiamo avanti. Tutte le cose dette sul mio conto sono false e diffamatorie, ma è facile fare video contro persone che hanno un seguito per avere visione. Questo è una grande stronzata. Cerchiamo di essere concreti, eh? Cerchiamo di essere concreti, Max. Dai, cerchiamo di essere concreti, perché noi delle visioni ce ne frega un cazzo. Perché Superban ha 1300 iscritti, io ne ho 2200, e non siamo qui per farci, diciamo, i soldi, che invece tu li hai fatti. Siccome, che poi andremo a leggere, andiamo a leggere, andiamo a leggere. Comunque, non temete ogni video, ogni commento contro la mia persona viene inoltrata a chi di dovere, certamente, non è un problema, aspettiamo il tuo avvocato. Non ho certo bisogno di 240 euro, non ho certo bisogno di 242 euro per arricchire, faccio da YouTuber per amore a Juventus, non certo per pochi soldi che si guadagnano, non è vero, non è vero, perché io attualmente ho un canale di 2200 iscritti, ho all'incirca. Quando raggiungo veramente tanto, posso arrivare a 10.000 visualizzazioni in totale, 10.000 visualizzazioni totali in un mese, e riesco a guadagnare una mancia per fare la cena, 70-80 euro, rispetto a te, che con tutti quegli iscritti che hai e visualizzazioni che hai avuto, sicuramente il rapporto è molto diverso, perché è una persona che è un'amica molto, che conosco bene, che ha un canale di quasi 10.000 persone, 10.000 persone, fa all'incirca una media di 7.000-8.000 visualizzazioni ogni video e porta a casa sugli 800-900.000 euro. Quindi zitto e muto. Ma la cosa più squale di tutte è che la maggior parte di chi mi diffama non ha mai donato nemmeno un centesimo. E certo, certo, perché se non ci fossimo stati noi a romperti i coglioni, questa cosa sarebbe stata passata sotto l'uscio e di conseguenza tu saresti continuato ad andare avanti e nessuno avrebbe saputo niente. Poi parla il discorso come questi si dovrebbero vergognare perché il signor Superbanno mi dice come si chiama realmente, cosa è da nascondersi dietro di un nick. A te, Riccardo, poi parla di me. Poi parla di me che dice che, come ho già detto io ho sempre dichiarato che io, Max Montagna Channel l'ho conosciuto verso aprile dell'anno scorso, circa quando ero aprilizzato col canale, mi allettava la cosa, ho stato nella loro live, nelle sue live, e lui mi dice che effettivamente però dopo comunque vada, ti sei allontanato, io mi sono negato giustamente anche perché c'era una messaggistica anche su WhatsApp, ci mancherebbe, è stata una cosa così, io non sapevo nulla di diciamo, questo dubbio delle donazioni e di conseguenza mi sono allontanato. E lui dice queste cose qua, ma vabbè, tranquillamente, io comunque vado in questo commento, ve lo lascio tranquillamente da leggere. E poi parla delle altre donazioni per l'orsipolare e altre cose. I bugiardi dovrebbero imparare che se non si sono, sanno le cose come stanno, si dovrebbero avere l'intelligenza di stare zitti. Non mi avete mai conosciuto personalmente, mai visto il mio stile di vita, non ho bisogno di soldi altrui per vivere, eppure vi mettete davanti alla videocamera a fare predicatori e moralisti. No, no, caro mio, no, caro mio, no, caro mio, no, caro mio e no, caro mio, carissimo Max Montagna Channel. Carissimo Montagna Gialli, noi non stiamo zitti, non stiamo zitti, noi non siamo noi bugiardi, perché fino a quando tu non provi la carta canta, sarai tu dalla parte sbagliata, noi non siamo bugiardi, noi aspettiamo da parte tua le prove e non venirmi a rompermi i coglioni con questi messaggi, questi commenti sotto i miei video sulla community, perché è lui, è la persona che comunque vada, io veramente è una persona di gran cuore che fa le cose giuste. O questo si ubriaca, oppure effettivamente c'è qualcosa che non quadra. Questo era il video di oggi, ma ce ne saranno altri, perché stiamo raccogliendo documentazioni veramente assurde, veramente assurde. A me dispiace moltissimo di tanta gente che sta attualmente guardando questo video, che ha fatto donazioni, e non ha ancora una risposta da questa persona. Perché veramente io non ho fatto nessuna donazione, fortunatamente, a questo personaggio, ma se io, vi giuro, non è che mi sono preso carico, ma siccome io ho e lavoro
come volontariato, associazioni e su qualcosa di importante come la disabilità, come ho già detto, sentire queste cose, sentire le persone che hanno magari donato e hanno creduto in una persona per un principio particolare, bellissimo, che erano i bambini del centro pediatrico di Parma, e sapere che i suoi soldi non sanno dove sono finiti, veramente, è veramente assurdo. Non finisce qua, Max, non finisce qua, mi dispiace, ma andremo avanti. Fino a quando tu non certificherai quello che tu hai fatto, noi andremo avanti. Metto la mia faccia e magari rispondimi sul mio questo video qua, se hai il coraggio di farlo. Oppure manda qualche qualcuno, magari sulla community o su qualche video che ho fatto, commentando quello che è. Almeno così, almeno riusciamo a avere due chiacchiere. E anzi, ti aspetto prima o poi, perché io farò una live, ti aspetto in live. Vedremo un po' cosa succede, ma tu sicuramente non verrai mai. Ragazzi, non mi fermo qua, andiamo avanti, perché io devo dare risposta a tante famiglie che hanno dato soldi e stanno magari vivendo situazioni simili di questi bambini che sono dentro nell'ospedale pediatrico di Parma, ed è veramente scioccante. Basterebbe solamente 2 minuti, 2 secondi, esponi le tue ricevute e la gente vive tranquilla, perché mai giocare sulle debolezze di queste persone che, tra parentesi, danno soldi, e i soldi non è carta straccia. Fino alla fine, forza Juve, e ci ragioniamo. Ciao ragazzi, buona serata. Carissimo Max Montane, ciao. In questo momento qua non sto facendo nessun dissing, ma rispondo a tante persone che continuano a guardare il video che oggi ho pubblicato, che riguarda, diciamo, il primo video di Superban nei confronti di te. E tante persone mi hanno detto: Riccardo, sei stata l'unica persona del canale YouTuber che ha avuto la possibilità che tu fossi intervenuto. Parte che sei intervenuto in maniera di Pirandello, neanche il migliore scrittore del Novecento sicuramente avrebbe fatto meglio, anche perché mi hai fatto una pappardella e io ti ho risposto, ma come sempre, tante persone hanno risposto al tuo commento e dopo tu, quando tu hai visto che la cosa cominciava a peggiorare, perché magari, non lo so, sei magari un po' di coda di paglia, tu hai, cosa hai fatto? Hai fatto presto, ti sei ritirato e hai cancellato tutto. Ma il problema è questo, Max Montagna Channel, Max Montagna Channel, Max Montagna Channel, che noi purtroppo a livello tecnologico non siamo rincoglioniti, abbiamo fatto tutti i screenshot e quindi abbiamo tutto memorizzato. La cosa bella era quella che avresti dovuto rispondere in maniera adeguata, sicuramente in maniera che magari qualcuno magari poteva risponderti in maniera adeguata, ma tu cosa fai? Tu provochi, anzi tu rispondi e poi aspetti i commenti. Nel momento in cui tu vedi che non c'è nessuna persona che è a tuo favore, cosa fai? Di punto in bianco tu cancelli i tuoi commenti. Ma il problema è questo, che abbiamo fatto gli screenshot e quindi di conseguenza la tua storia, la tua falsità, la tua continuamente immagine che continui a dare sul tuo canale, io non so per quale motivo tanta gente si sta ancora seguendo oppure fa finta di non vedere, le cose sono cambiate da oggi, mi dispiace. Grazie al Superbank che dice che vuole. Che tu hai detto che non vuole farsi, anzi, tu hai chiesto di far vedere la sua identità, ma io metto la mia faccia. Non me ne frega un cazzo, Max, non me ne frega niente. Tu devi avere il coraggio di mostrare le ricevute o qualsiasi tipo di cosa per poter, diciamo, parlare, chiarire, e così la gente non dice più nulla, non dice più nulla. Non dice più nulla. Ma se va avanti così, le cose saranno ben diverse. Ti aspetto nei prossimi commenti. Fino alla fine, forza Juve. Ciao Max! Ciao da Riccardo, noi tifiamo Juventus.
Ascoltatemi bene perché veramente forse ci siamo, forse riusciamo a risolvere il problema di tutte le ricevute del nostro benefattore Max. Dopo andrete ad ascoltare quello che ha detto oggi nel video, il suo nuovo lavoro, ma noi ci interessa relativamente poco, c'è una piccola prefazione, però la cosa ascoltiamola insieme perché veramente ci potrebbe essere veramente una risoluzione definitiva per quanto riguarda, diciamo, i soldi che devono essere stati dati all'ospedale pediatrico di Parma. Io ho degli impegni lavorativi, diciamo, interessantissimi extra YouTube e quindi non riesco a fare i video come prima, ma da dicembre non preoccupatevi che dovrei riuscire a tornare, non è sicuro al 100%, ma al 90% dovrei riuscire a tornare. Sono contento anche perché così magari vi dimostro che io non ho preclusioni nei confronti di nessuno. Io sono una persona aperta mentalmente. Se le persone si comportano bene con me, io mi comporto bene con loro. Se le persone non si comportano bene con me, io ovviamente le escludo dalla mia vita. Fatevi delle domande su alcuni personaggi che non vedete più e non mi riferisco certo ai miei amici Ludovico e Francesco, che sono amicissimi, anzi, e ci vediamo prestissimo con loro. Mi riferisco a personaggi che magari, insomma, visti che si sono sentiti un po' tagliati fuori da me, magari dicono sciocchezze sul mio conto, perché già ho dimostrato più volte che sono sciocchezze, no? Per chi volesse sa dove ho messo le cose. Ok, avete sentito? Quindi le prove ci sono, cioè le prove ci sono dei versamenti, dei bonifici. Ok, però dove cazzo sono queste prove? Dai Max, dai, non fate tenerci sulle spine. Aspetta, che forse, no, ascoltiamo magari perché forse non ho capito bene. Veramente ci sono le prove? E chi le date a non so, una banca svizzera nascosta da un avvocato, non so dove, in Extra America, in Canada. Facci ascoltare perché non ho ancora capito bene. Le ascoltiamo ancora questa cosa qua. Perché già ho dimostrato più volte che sono sciocchezze, no? Per chi volesse sa dove ho messo le cose. Quindi le prove ci sono, ma allora perché cazzo non le fai vedere? Ma porca puttana, ma aspetta, forse, come dicevo prima, forse sta aspettando Natale, forse vuole farci un regalo. Dai Max, non tenerci sulle spine così tanto tempo, facci vedere queste cose, così non ti rompiamo più le palle avanti con la tua vita, la tua storia, le tue avventure, extra cena, tutto quello che volete. Però, ma lo so che tu sei. Perché solamente i tuoi amici fidati, che loro sanno tutto, quindi sicuramente tutte le cose sono belle appianate direttamente, sicuramente forse qualche banca o qualche posto segreto all'estero, non lo so, basterebbe poco, basterebbe 2 secondi mostrare e noi finiamo lì, ma non c'è niente da fare. Io pensavo che fosse una cosa importante oggi, ma vedete che comunque continua a essere così inimmaginario, aleatorio di quello che è. Dai, Max. E per concludere, io speravo che ci fosse un punto d'incontro, ma ascoltate quello che ha detto nell'ultima parte del suo video di questa mattina. Noi ci riaggiorniamo fino alla fine, speravo che ci fosse veramente risoluzione, ma purtroppo mi sono troppo illuso. Fino alla fine, forza Juve. Ciao ragazzi. Quelli che mi vogliono male se ne facciano una ragione perché io, voglio dire, ho vissuto tanti anni senza di loro, loro non sanno neanche chi sono, non mi hanno mai visto, non mi hanno neanche mai conosciuto e quindi prendano pure le loro direzioni, facciano le loro scelte, facciano le loro cose, dicano le loro sciocchezze che a me assolutamente non mi interessa.